Sono solo un uomo, ho quindi bisogno di segni visibili. Il costruire scale di astrazioni mi stanca presto. Capisco però che i segni possono essere soltanto umani. Buonasera, vuole ordinare? Aspetta un secondo. No, sono pronto. Dica. Di primo volevo per favore dei crostini in brodo. Sì. Di secondo filetto in crosta. Sì. Con anche dei crostacei di croste. Sì. E come dolce una crostata di croste. Sì. Perfetto. Grazie. Niente. Desta dunque un uomo, in un posto qualsiasi della terra. Ciao. Ciao Fefo, come stai? Bene, grazie, tu? Ma io parto lunedì, è già tutto pronto. Ma come mai mi hai chiamato? È successo qualcosa? No, niente, volevo solo chiederti se potevi gentilmente fare questo. Ah, va bene. Grazie mille. Niente, ciao. Ciao. A Friday night, I walk alone to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants, but then I turned on the TV. Hello! Ciao, ciao, io sto cercando gli oggetti, Italia 2, li vedo qui, li Italian Guy. Oh, Yuki! The Italian Stallion! Ooh, my fucking cunt! Yeah! Yeah, Luki! Yeah, there's a party, come here! Like my mind where I'm going, the women, the shorties, know nothing my clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Chewy, that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this partner Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goody powers. Oh, Buet! Bel lavoro! Grande, grandissimo! Sei arrivato alla fine, sì, eh? Come sì, andata? Bellissima! Non potevo più! Cosa ne pensi, oh? Ti trovi bene? Oh, ma che cazzo di posto è questo? Savoroso, qui ci si diverte tantissimo! Questo è loro, il nostro padrone di casa, un grande, guardalo! Oh, ma... lasciamo stare! Ma dov'è Giorgetti? Ma sai che quando c'è da divertirsi, Giorgetti scompare sempre. Sarà andato di là in camera. Ma perché la Fefo mi ha dato un regalo da darmi, non capisco. Ma vai di là, sono spegnuti in camera. Va bene. Andiamo. Tutto. Ciao Fefo. Ciao Giorgio, come stai? Bene, bene, te come va? Bene, grazie. Come va in Australia? Ah, guarda, un po' sto di matti qua. Qua è tutto sotto sopra. Vedo. Però bene. Ascolta.
Hai 5 minuti liberi? Sì, tra l'altro pazzesco, ti stavo per chiamare perché avevo troppa voglia di sentirti. Stupendo, io ho troppa voglia di giudicare. Ascolta, io ti volevo raccontare un po' qua come sta andando, così con l'appartamento che è un po' dura. Io vivo in casa con un gay, con un indiano e con Buez. E il peggiore di tutti è sicuramente Buez. Cazzo, la capisco, è proprio dura, però è quello che ti ho chiesto in questo momento qua, di vivere quello che c'è. Ma scusami, cioè, tra l'altro, per caso ti sono arrivati i miei fiori? Fiori? No. Come no? Eppure ero sicuro di... No, poi tra l'altro l'altra cosa stupenda che ti volevo raccontare era un pezzo della scuola che stavo leggendo che tipo come dice Giussani, ho qua il libro, che come dice Giussani, cioè dopo pagina 49 in basso dice il secondo rilievo, ma saltiamo un po' avanti, e dice il secondo rilievo richiama il fatto che quanto più uno è potentemente uomo, tanto più è capace di raggiungere certezze sull'altro da pochi indizi. Grazie alla tua semplicità, con quel punto magari anche prima mi richiami sullo stare in appartamento, cioè è stupendo e sto raggiungendo una certezza veramente profonda sul rapporto che c'è tra noi due. No, vabbè, non piangere, cioè, non aspetta, ti passo un fazzoletto così non, cerca di non piangere. Mamma Stefano. Thank you.
amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.